diffondere nel nostro paese un ambientalismo ragionevole da contrapporre a quello ideologico e politico. Va in questa direzione Pensare il futuro, volume scritto dal presidente di Fare Ambiente Vincenzo Pepe e presentato presso l'hotel San Luca di Battipaglia. Un testo che offre nuovi punti di vista sui temi della crescita, delle risorse, della sostenibilità, dell'energia, che nei prossimi anni saranno sempre più all'ordine del giorno nelle agende dei governi mondiali. Pensare il futuro, perché ognuno di noi tutti i giorni deve pensare al futuro, il futuro dei nostri figli, il futuro del nostro territorio, il futuro che è sviluppo sostenibile, se noi amiamo tutto ciò che ci circonda, che è l'ambiente. Ovviamente in questo libro, Pensare il futuro, edito da Cairo Editore, c'è molto del mio territorio, che è il Cilento, che è la Piana del Sele, e l'ambiente, io dico nel libro, non è solo l'aria, l'acqua, il suolo, che sicuramente è molto importante, ma anche la cultura e l'identità, sui dialetti, sono le nostre tradizioni, che vanno conservate ma anche promosse e valorizzate. Parlo molto dell'enogastronomia, trovandomi qua a Battipaglia, la mozzarella. Io cito anche la mozzarella, come cito il modo di fare, che è diverso da territorio a territorio, nel senso che ogni territorio ha un modo di elaborare i propri prodotti diverso dall'altro. Io cito anche la potatura. La potatura è diversa in ogni territorio e questo sta anche a significare che il nostro petrolio è l'identità culturale, che è l'enogastronomia, che è la bellezza dei nostri paesaggi. Noi dobbiamo tutelarlo, ma non solo tutelarlo, valorizzarlo e promuovere, perché questo è lo sviluppo del nostro territorio. Io sono perché i giovani devono rimanere nei nostri paesi, devono rimanere nei nostri territori. Valorizzare e promuovere il territorio significa anche trovare reddito. E per questo io penso che sia un ottimo regalo di Natale regalare questo libro, che è pensare il futuro. Il futuro dell'ambiente è proprio questo, cioè fare molta tutela. Noi come facciamo a casa nostra? Cioè mia moglie, che a casa mia, se tu entri con le scarpe sporche, subito ti richiama. Ma a casa nostra non è solo la casa dentro, il perimetro della residenza nostra quotidiana, casa nostra è anche fuori, e quindi dobbiamo rispettarla così come rispettiamo dentro casa nostra. Sono oggi felice perché qua ho trovato la dottoressa, professoressa Di Bartolomé, e poi anche una persona meravigliosa che è Giuseppe Casella, che sicuramente da stasera avrà un ruolo molto importante in Fare Ambiente, che poi è il movimento di cui io sono il presidente nazionale.